Buonasera. Questa sera la copertina del caso si apre su un episodio che potrebbe apparire il più emblematico, ma che tutto sommato non ritengo che sia più disdicevole di quanto poi in effetti non sia stato. Vogliamo parlare di un episodio che è accaduto domenica 23 ottobre, cioè quando il vescovo di Pescara Penne, Monsignor Cuccarese, ebbe a ridire, in una forma forse anche un po' agitata da quanto si riporta, nei confronti di un sacerdote, di Don Antonio Silvestri, il quale in quella circostanza fu accusato di comportamento, potremmo dire, sleale, ecco, nei confronti della Chiesa stessa. Ma penso che a parlarcene sarebbe più opportuno ascoltare i protagonisti della vicenda, anche perché di certi episodi se ne possono trarre conclusioni giuste, sbagliate, quando manca l'informazione, o perlomeno quando l'informazione diciamo è unilaterale, ecco, si potrebbero creare dei malintesi che riteniamo opportune vengono in qualche modo chiariti. Una volta tenevano banco le risse fra Don Camillo e l'onorevole Peppone, adesso può sembrare quantomeno singolare che qualche diatriba possa nascere fra due sacerdoti. Io innanzitutto passo a presentarvi gli ospiti, che ringrazio sentitamente per essere intervenuti. Alla mia destra Monsignor Cuccarese, Francesco Cuccarese, vescovo di Pescara Penne, e alla mia sinistra Don Antonio Silvestri. Monsignor Cuccarese, io innanzitutto la ringrazio perché la sua presenza qua è doppiamente apprezzabile, lo è per averci dedicato il suo tempo e noi sappiamo essere sempre estremamente impegnato. La seconda perché non vorrei definirla un atto di coraggio, questo no, ma comunque di grossa responsabilità, della quale la ringrazio evidentemente. Vorrei che Don Monsignor Francesco Cuccarese ci raccontasse un po' l'episodio, per quello che è stato logicamente, no? Ringrazio voi direttore per questo invito, ringrazio Don Antonio per la sua presenza, ringrazio tutti i telespettatori che in questo momento ci stanno ascoltando. La mia presenza qui questa sera ha un significato molto, molto semplice, quello di continuare a dimostrare affetto, sensibilità, se Don Antonio permette, anche paternità verso di lui. Non ha altro significato perché il mio compito nella Chiesa Santa di Dio è quello di garante, di testimone, di responsabile della Chiesa Cattolica in quella porzione di popolo che di Pescara Penne, che per mandato del Papa è stato a me affidato. Non vi è alcun altro vescovo al mondo, che ha per Pescara Penne la responsabilità che ha il sottoscritto. Anche gli altri vescovi che sono qui a Pescara hanno la pienezza del sacerdozio perché vescovi, ma non hanno la responsabilità che purtroppo compete al sottoscritto. Qualunque cosa, come gli altri sacerdoti, anche gli altri vescovi, venissero anche da tutto il mondo qui a Pescara, per quello che fanno, se riguardano delle cose, delle situazioni, i religiosi, le religiose che dipendono dalla diocesi, delle situazioni particolari che competono al vescovo, non possono allontanarsi da quello che il vescovo, loro o sacerdoti o vescovi o religiosi, se dipendono dalla diocesi, dice. Quindi qualunque cosa, intanto anche gli altri vescovi possono fare, in quanto ricevono, e io ringrazio per quello che fanno, che se hanno ricevuto dei beni, se hanno fatto delle cose, tutto quello che essi hanno realizzato, io dico loro grazie, ma nel momento in cui il mandato da un vescovo passa all'altro vescovo, ipso fatto, l'altro vescovo non può che cedere le armi, come si suol dire, tutto il proprio ministero pastorale a colui che subentra in quella porzione di popolo che è la diocesi, affidata al nuovo vescovo dal Santo Padre. Ora, se per i vescovi, a maggior ragione per i sacerdoti, come recita qui il diritto canonico, i chierici hanno l'obbligo speciale di prestare riverenza e obbedienza al sommo pontefice e al proprio ordinario.
E l'ordinario di questa diocesi è unico, come unico in tutte le diocesi del mondo. E dispiace che debba essere io, comunque qui l'unico vescovo è Monsignor Francesco Cuccaresi, presente qui a questo incontro tanto, ci auguriamo, gioioso e chiarificatore. Per quello che chiedevate voi, che è successo, io non posso negare che qui veramente i giornalisti, noi stiamo facendo un corso per fotografi, perché devono venire in chiesa, però loro sono maestri della penna, però nell'usare qualche vocabolo potrei anch'io, non solo come teologo, ma anche come scrittore, suggerire degli avvertimenti per come usare delle frasi. Cioè, si avventa. Arrotondano, insomma. Non lo so come fanno. Si avventa contro un prete ribelle. Non sono frasi che si addicono a me. Temperamento sanguigno. Io, Don Antonio, sa che sono stato sempre buono nei suoi riguardi, anche perché per le cose cui voi facevate poc'anzi riferimento, e sono molto semplici, vedendo scritto Don Antonio e non vedendo altra indicazione, è sembrato a me, come testimone della fede in questo luogo, dire: Don Antonio, tu puoi dire tutto quello che vuoi, però devi chiarire alla gente, al popolo, la tua posizione per non creare confusione. Allora, questa è la mia responsabilità, anche perché Don Antonio sa che è stato alcuni anni lì a Brittoli, poi è stato lui a portarmi la chiave della Chiesa, perché gli ho sempre rispettato, voluto bene, è veramente lo stimo per le virtù che ha, io non so fare mosse, quindi lo sa lui. Mi ha portato la chiave della Chiesa il 4 ottobre a fine celebrazione messa del mio onomastico, e per gli, alcuni anni in cui si è fermato a Brittoli, lui non ha amministrato ai bambini, perché non credeva di dover amministrare il sacramento del battesimo ai bambini, e il sottoscritto, per dovere, era tenuto a dire a lui: guarda, ti stai comportando male. Io mai ho detto niente, perché dico, passerà, quindi a un certo punto, però io sono venuto meno a un mio dovere, ci tengo a precisare, a un mio dovere, per affetto verso di lui. Poi sia compreso o non sia compreso questo atteggiamento, e questo è ciò che riguarda l'insegnamento della Chiesa, non un mio favore, una cortesia, l'insegnamento della Chiesa. Monsignore, la ringrazio per questo primo intervento. Vorrei chiedere a Don Antonio Silvestri se è vero quello, diciamo, le frasi riportate. C'è stata veramente questa violenza, questa reazione, che perlomeno da quello che dicono, perlomeno scrivono, ecco, pare sia stata magari eccessiva, potrebbe apparire. Ecco, è vero tutto quanto questo? Beh, non vorrei soffermarmi troppo sull'episodio di domenica scorsa, perché in fin dei conti per me è marginale. Però certo che il vescovo si è avventato, ne sono testimoni tutti, anche gli inquilini dei palazzi circostanti alla piazza, insomma, le urla erano proprio selvagge. E erano urla proprio di, insomma, mi dispiace a dirlo, però, di una persona che non ha molto, almeno in certe circostanze, non mostra molto equilibrio. Mi scusi. E quindi veramente io sono stato aggredito, mi è stata usata violenza. Oltretutto ho ricevuto anche discredito, perché la gente che si è affacciata alle finestre, ai balconi, ha creduto che si trattasse di qualche delinquente in piazza, mi sono spiegato? E invece io stavo soltanto distribuendo dei volantini, in pace, senza nessun rumore, senza dare fastidio a nessuno. E mi pare che come libero cittadino abbia questo diritto di manifestare le mie idee, di fare volantinaggio, di fare quello che... purché la legge civile non abbia qualche cosa in contrario. Poi, ecco, riguardo al senso del dovere di Monsignor Cuccaresi, certo, io ho potuto notare che il suo senso del dovere pastorale è molto acuto. Infatti, quando
per ben 3-4 volte mi sono rivolto a lui per ricevere un aiuto nella mia crisi. Questo aiuto non l'ho avuto, anzi, sono rimasto piuttosto, più che perplesso, un po' demoralizzato e quasi scandalizzato dal suo comportamento di pastore. Scusi, don Antonio, un attimo, lei parla del momento di crisi, ecco, penso che i nostri telespettatori vogliano comprendere cosa intende per crisi. Sì, perché... senz'altro. Purtroppo, grazie a Dio, siccome sono stato sempre un prete di fede, questo non significa un prete santo, un prete di fede, di tensione spirituale, e non ho fatto mai il prete per mestiere, perché si può fare anche questo. Si può anche essere dei semplici funzionari di una potente organizzazione. No, io ho fatto sempre il prete per fede. Allora ho approfondito i miei studi teologici, gli studi scritturistici, patristici. Ecco il mio delitto. E certamente approfondendo questi studi mi sono posto dei quesiti. Dei quesiti su settori molto, molto importanti, fondamentali, ecclesiologici e teologici. Come per esempio la questione del battesimo dei bambini. Alla luce delle sacre scritture, dei padri apostolici, degli stessi santi padri, dei teologi moderni, più aggiornati, dei teologi post-conciliari, mi è venuto il dubbio che il battesimo dei bambini non sia né onesto, né veramente rispondente alle sacre scritture, e quindi inefficace, addirittura invalido, inesistente. Don Antonio Silvestri, un attimo, che se no facciamo dei monologhi, credo sia importante il dibattito. Chiedo a Monsignor Cuccarese. Monsignore Silvestri, Don Silvestri dice che nell'attimo in cui ha avuto la crisi praticamente non l'ha trovato lei. Cosa? Ma no, non posso assolutamente rispondere, perché se Don Antonio è sincero, non lo so, potrebbe dire pure altre cose, ma siccome non le ha dette prima vuol dire che non ha voglia, perché forse vuole discreditarmi dinanzi alla televisione, facesse quello che crede. Tanto io non sono venuto qui per un dibattito, io sono venuto qui per dire che la dottrina della Chiesa in modo inequivocabile insegna che già con Sant'Agostino nel sinodo di Cartagine 418 scomunica i negatori di coloro che non amministravano il battesimo ai bambini. Oggi l'insegnamento della Chiesa è amministrare il battesimo ai bambini. Questo è il mio compito. Io, se dicessi a voi in questo momento, invece di rispondere alle vostre domande, mi permettete che io mi metta a ballare sul tavolo, che direste voi? Ma dice, ti senti bene? Il mio compito è difendere quello che la Chiesa insegna a me, quello che tutti i sacerdoti hanno appreso, perché se volevano insegnare qualche altra cosa oltre quello, al di là di quello che la Chiesa insegna, uno, lo so, poteva diventare buddista. Se viene un buddista, come tanta gente viene, o qualche altro, o appartenente ad altra religione, io sono anche capace di fare loro la carità, come tutti sanno, né dico un qualcosa, perché non è il mio compito. Il mio compito è essere garante di quella religione alla quale io, alla religione a cui Don Antonio, fino a quando non viene una sospensione o altra situazione ancora più rigresciosa, che io non mi sento di fare proprio per il bene che io voglio a lui, anche se lui ha detto parte della cosa che sente lui, ma che io assolutamente non mi sento né responsabile né colpevole, ma potrebbe anche dire altri gesti di affetti che ho usato verso di lui, ma non voglio difendere me stesso, perché non sono abituato a difendere me stesso. Quindi è solo in riferimento a questo il mio compito, non è un'altra visione. Quindi io, come anche qui sul giornale subito dopo hanno riportato una lettera, dice, ma scrive il Papa, scrive quello, scrive quell'altro, ma ognuno può scrivere quello che vuole. Uno può dire che gli occhiali, invece di essere da vista qui, sono non lo so,
per mangiare la focaccia, sono forchetta, può dire quello che vuole, ma in riferimento alla verità che la Chiesa insegna, non può essere che quella verità che viene a noi dal Cristo, insegnata o data alla Chiesa come depositum fidei, e la Chiesa attraverso l'insegnamento del Papa, dei Vescovi come collegio episcopale e con i sacerdoti e i laici viene a noi presentata e che noi dobbiamo presentare agli altri. Bene, ringrazio il signor Cuccarese, un attimo soltanto perché abbiamo un paio di minuti di pubblicità. Eccoci nuovamente in studio con Monsignor Francesco Cuccarese, Vescovo Pescarapenne e con Don Antonio Silvestri, ex parroco di Brittoli. Don Antonio, vorrei porle una domanda, perché vorrei evitare che il tutto diventi un monologo, un doppio monologo, no? E penso che i telespettatori siano interessati anche a che si pongano le domande. Monsignor Cuccarese praticamente ha sostenuto adesso, no? Che se esiste una dottrina, se esiste una legge della Chiesa, non è che si possa non discuterne, ma un conto è discuterne per un approfondimento che poi possa portare eventualmente a certe soluzioni, un conto in qualche modo ribellarsi, perché mi risulta, non so se sia vero, anzi vorrei chiederle una conferma in questo senso, che lei per esempio non ha somministrato il battesimo ai bambini negli ultimi tempi, è così? Ma alla crisi ideologica di un prete si risponde con degli argomenti persuasivi, non imponendo soltanto la dottrina della Chiesa. Perché se il Vescovo mi dice la dottrina della Chiesa insegna così, la Chiesa dice così, ma io vedo che questa dottrina della Chiesa è in netta opposizione con le sacre scritture, con i padri apostolici, con gli stessi santi padri e con i teologi moderni postconciliari, allora ecco, io entro in crisi verso la stessa Chiesa. Cioè a un certo punto mi si pone la domanda circa l'autenticità di questa Chiesa. Se questa Chiesa è in contrasto con la fonte della rivelazione, della divina rivelazione, le sacre scritture, i santi padri, i padri apostolici, allora ecco, io comincio ad avere il dubbio che questa Chiesa sia autentica, sia la vera Chiesa di Cristo, sì o no? Don Antonio, e allora come faccio io a dire ubbidisco alla Chiesa se io sono proprio, entro in crisi verso la veridicità di questa Chiesa? Sì, Don Antonio. Certamente io non potevo battezzare i bambini quando la mia coscienza me lo proibiva. Io non sono un impostore, se fossi un impostore allora sì. Allora io potrei anche fare dei gesti, delle azioni contro le mie convinzioni. Ma io non sono stato mai un impostore, non lo sarò mai. E allora ecco che per essere coerente con le mie convinzioni io non battezzavo i bambini. Ma contemporaneamente io chiedevo aiuto al Vescovo, che il Vescovo mi dilucidasse questi quesiti, che il Vescovo mi rispondesse con argomenti probativi. E il Vescovo invece si limitava soltanto a rimandarmi alla dottrina della Chiesa, verso la quale io cominciavo ad avere dei dubbi seri. Scusi un attimo. Prego. Ma no, perché ha parlato con Monsignor Ghidelli, che è uno scritturista, ha parlato con Padre Mucci. Io non mi sono mai fatto forte neppure della mia teologia, l'ho rimandato ai competenti. Perché non devi dire la verità completamente, Antonio? Tu ti sei sempre ripetuto e stimato una persona essenzialmente onesta, seria, e lo sei. Perché quando parli di me o di queste cose la verità la tagli? No. E come non la tagli? Hai parlato con Monsignor Ghidelli, che è uno scritturista, sì o no? Non è stato lei. Aspetta. Che mi ha mandato a Monsignor Ghidelli. Stato io di mia iniziativa a rivolgermi a lui. Don Antonio, da Padre Mucci non l'ho mandato io. No, assolutamente. Assolutamente, perché sono andato io di mia iniziativa. Quando, assolutamente, mi dispiace. Quando non dici la verità, perdi anche il tono della voce. No, assolutamente. Ma come? Assolutamente. Non l'ho mandato io da Monsignor Ghidelli? No, ma stai scherzando? No, sono stato io a rivolgermi.
Ma poi queste sono cose molto secondarie. Come secondarie? Se tu dici che non ti ho illuminato. Ma le risposte ai miei interrogativi che sono persuasive. Ma prima di tutto. Le risposte che io non trovo. Ma tu stai a sedere. Ma i discorsi sono due. Uno è il discorso di fede, di accettazione della fede. E un altro è di illuminazione. Se io non riesco a illuminarti sulle cose che tu vuoi, allora scrivi al Papa di fatemi conoscere, perché voi non cambiate questo atteggiamento. Allora il Santo Ufficio ti risponderà che è una esplicita presa di posizione a favore dell'ex ufficio, a favore dei bambini da battezzare. Si risponderà come ha risposto a tanti altri che hanno fatto la stessa domanda. Ora, questo non è dire che io non ricevo, è dire che io voglio ricevere dei lumi attraverso i quali io posso uscire da questa crisi dalla quale non ne posso uscire, perché non accetto quello che è il pensiero della Chiesa. Non so se mi spiego, Don Antonio. Non accetto, non posso accettare fin quando voi non mi conoscete. E allora voi alle mie... No, ma dialoghiamo che è meglio. Allora devi fare come hanno fatto i santi. Devi dire: io frattanto accetto quello che è l'insegnamento della Chiesa, frattanto resto anche con il mio pensiero, però faccio quello che la Chiesa mi insegna, perché io sono sacerdote in eterno della Chiesa, e sono sacerdote in eterno perché ho ricevuto il battesimo dalla Chiesa da bambino. Perché se io nego d'aver ricevuto il battesimo dalla fede, io non sono neppure sacerdote, e tu lo sei, te lo dico io che lo sei. Allora io non ho ricevuto il battesimo, non avendo ricevuto il battesimo, non sono prete. Assolutamente. Se non ho ricevuto il battesimo, non sono cattolico. Ma non sono cattolico. Non sovrapponiamo le voci. Non abbandona mai quelli che si rivolgono a lui in buona fede. Quando io fui ordinato sacerdote, io credevo di essere battezzato in buona fede, credevo di trovarmi dinanzi alla vera Chiesa, credevo di ricevere il sacramento dell'ordine, volevo riceverlo, invocavo ardentemente lo Spirito Santo. Certo, il Signore in quel momento non mi ha abbandonato, non mi ha deluso. Il sacramento dell'ordine c'è in me, lo riconosco. Dialoghiamo, scusando. Ma quando mi sono accorto che il mio battesimo infantile era invalido, inefficace... Ma dobbiamo dialogare, se lo ripetiamo. Esatto, buona fede, scusi, direttore. Buona fede, si intende questo. Io compro una casa... La compro, però non è mia. Chi l'ha venduta a me, non era sua, però l'ha venduta a me. Io l'ho comprata in buona fede, e allora io discuto, senti, dico, siccome abbiamo sbagliato, io l'ho comprata in buona fede, ridammi i soldi, io ti ridò, no? Cioè, è perché se uno riceve il sacramento... Aspetta, no, dopo, viene dopo. No. Cioè, in buona fede, io vengo qui al TAR, penso che sia Rai 1... Ho sbagliato, Rai 1? Dice no, allora scusate, in buona fede sono venuto qui. È chiaro. In buona fede, esatto. In buona fede verso il battesimo, credevo di essere battezzato. Ecco, allora tu prendi la macchina e vai al TAR. Ma se invece tu pensi, devo alla stazione, la locomotiva, penso che il primo treno è senza locomotiva, ha soltanto i vagoni. Io penso che il primo vagone sia la locomotiva. Allora la mia buona fede che fa? Che trasforma il vagone in locomotiva. Non vale l'argomento. Dice di mezzo il Signore. Ma lascia stare. Dice di mezzo il Signore. Ma certo. Che vede il buon cuore, vede la buona fede del tuo cuore. E il Signore non ti delude. Qui c'è di mezzo il Signore, allora, che è misericordioso, e allora è vedi, buono, è amore. E alla stessa maniera, vedi, non pure, è come voi il Signore. Don Antonio. Alla stessa maniera, vedi pure il battesimo dei bambini. Perché vuoi vedere la buona fede in te? Dopo che momento? Ma se io adesso andiamo un po' agli argomenti. No, ma io vorrei porle prima una domanda. No, mi perdoni, vorrei porle una domanda prima, perché mi pare di capire che, cioè, anche in Italia esiste un codice, no? Esistono delle leggi, d'accordo? Che molti di noi potrebbero anche contestare. Mi pare che questa sia un po' la teoria di Monsignor. No, non la verità, scusa. Voglio dire, cioè, se esistono delle leggi. Non riferiamoci un attimino a quelle teologiche. Dico, esistono dei codici, d'accordo? Sì. Allora, questi codici potrebbero anche essere contestabili in un qualche modo. Prendiamo per esempio la legge italiana, no? Il codice penale.
Potrebbe anche essere che nell'ambito del codice penale ci siano delle leggi che in effetti possano essere contestabili o contestate. Già ho capito, però, mi perdoni, dove vuole arrivare. Sì, ecco, lo faccio capire anche ai telespettatori, però. Ecco, il fatto che io possa contestare una legge, però, o il fatto che io possa non essere d'accordo su una legge, non è che mi autorizzi automaticamente a non rispettarla, perché incorrerei automaticamente in quelle che sono le sanzioni. Ecco, mi pare di capire. Che lei questa sua crisi si sia verificata in quanto lei ha cominciato a porre in discussione, no? alcune dottrine di fede della Chiesa. No, l'autenticità stessa. D'accordo, però voglio dire, lei ha cominciato a mettere in discussione questo. E penso che nessuno glielo contesti questo diritto. No, però rimane il fatto, ecco, credo che questa è la cosa importante che vogliono conoscere i nostri telespettatori. Però pur essendo sacerdote, di conseguenza essendo dentro questa dottrina, lei compie degli atti, da quello che capisco, ha compiuto degli atti che sono contro dottrina, per cui, voglio dire, non accetta, diciamo, il codice della Chiesa, se ne mette un po' fuori, sostenendo che comunque lei è un sacerdote, sostenendo che lei è comunque un sacerdote, certo. Però chiedendo lumi su questa sua crisi, se sbaglio mi corregga, pretendendo che qualcuno le chiarisca i motivi di questa sua crisi. Però la domanda che le pongo è questa: potrebbe essere, mai pensato che potrebbe anche essere che non ci sia chi possa darle questi lumi, chi possa chiarirle questa... Oh, certo. Però in questo caso, non essendoci chi possa chiarirle, pare che ci sia un po' di contraddizione, nel senso, lei è un sacerdote, non accetta alcune regole della Chiesa, diciamo così, anzi le combatte in qualche modo. È giusto che lo sbaglio? Certo. Ecco. Chiede lumi, il Monsignor Cuccarese dice che potrebbe anche essere che lui non sia in grado di potergli ridare, mi pare sia una soluzione, mi pare che sia un come si dice, il gatto che si morde la coda. Posso rispondere? Certo, diamine. Dunque, lei ha parlato della società civile, delle leggi civili alle quali bisogna obbedire. Certo. Come ma principio, siamo su due piani diversi. Certo. Nella società civile non occorre che io creda in lei, mi sono spiegato? Io devo soltanto ubbidire materialiter alla legge. C'è anche la rivoluzione, no? Non è che uno debba accettare supinamente, anche civilmente sto parlando, sì, c'è anche la rivoluzione. Riguardo alla società civile non c'è di mezzo la fede, io non devo avere nessuna fede. D'accordo. Ma riguardo alla Chiesa, qui si tratta di avere la fede. Io per ubbidire a questa Chiesa devo credere in questa Chiesa, perché se non credo io non posso ubbidire alle sue leggi, se io non riconosco più la sua autorità, non riconosco più la sua autenticità, non la riconosco più vera Chiesa di Cristo, certamente io entro in crisi verso nell'ubbidienza verso allora questa Chiesa. Due cose, tu devi dire: fino a che io non risolvo questa crisi, sono fuori dalla Chiesa cattolica. Come fai a dire che sono fuori? Infatti già è un anno che io ho lasciato la parrocchia, ho lasciato la diocesi, ho lasciato voi, ho lasciato tutto, già da un anno. Ma se tu dai i volantini, devi dire che non sei cattolico. Se tu dici che sei cattolica, e allora la gente, e come no? Io non sono tenuto a dire niente, io sono tenuto soltanto a dire che sono un prete cristiano. Sì. Io ho sempre detto a tutti che sono un prete cristiano, non più romano, certamente, di questo mi vanto di non essere più romano. Ma se tu non hai ricevuto... Certamente, questo lo dico e lo confermo che non sono più prete romano. Non ti innervosire, dialoghiamo. Se tu non hai ricevuto... un dialogo, non hai ricevuto il battesimo dei bambini, perché tu non ci credi, tu sai che se per caso, direttore, si venisse a scoprire, no? Diciamo il Papa, che è il massimo, che non è stato battezzato, voi vi rendete conto che occorre un sanare tutte le posizioni del Papa, il sacerdozio, l'episcopato, tutto! Perché il battesimo è l'ingresso nella casa. Un altro dice: a me piace la Coca-Cola, invece di prendere il vino per ma la consacrazione. Ma che sono questi esempi? No, prendiamo la Coca-Cola perché a me piace di più la Coca-Cola. E allora, con la consacrazione, io dal momento che non trovo una persona che dimostri a me come il vino, ex genimene vitis,
il Cristo ha voluto il vino, io invece voglio la Coca-Cola, io devo dire accettare fino a che convinco lui che può fare tutto quello che vuole perché la Coca-Cola non è dottrina della Chiesa. Ma vi rendete conto? Allora io, ma sono gli stessi esempi. Coca-Cola. Sì, a me è piaciuta la Coca-Cola, però. No, a parte che la Coca-Cola ringrazio. Potevo dire la birra. Vabbè, d'accordo. Oramai ci siamo indirizzati sulla Coca-Cola. La birra. Bene. Ma certo. No, allora, ancora. Il vermouth, meglio, ecco. Tu l'hai detto il vermouth. Non siamo. Ma non è il vermouth. Ma tu hai detto il vermouth. Ma che cosa sono questi esempi che non valgono niente? No, è un esempio. No, valgono. Banali. No, d'accordo, però. Sono banali, ma scusi, direttore, è solo il riferimento a questo. Che tutto ciò che io posso dire, se non è condiviso dalla Chiesa, io non posso accettarlo. E la Chiesa la maestra, non sono io. Io non ci credo che voi siate la Chiesa, volete capire, sì o no? Non ci credo più. Perché? Perché ho visto che il vostro battesimo è inefficace, invalido, e la Chiesa nasce dal battesimo. Se il battesimo è falso, è falsa la Chiesa che scaturisce da questo battesimo. Volete capire, sì o no? Donato, tu una volta ti volevi bene pure agli ortodossi. Perciò io non posso ubbidire a simile Chiesa. Donato, tu volevi bene pure gli ortodossi, mi pare, una volta, no? Mi pare, io voglio bene a tutti, però la verità nella carità. Gli ortodossi. La verità nella carità e la carità nella verità. Beh, vabbè, questo è il mio modo. Don Antonio. Detto, no, ma gli ortodossi danno battesimo, cresima ed eucaristia, anche ai bambini. Ma io lo contesto questo. Io contesto anche gli ortodossi in questo. Contesto voi, contesto loro, contesto tutte le chiese che danno il battesimo ai bambini. Tutte. So, Don Antonio è il più importante personaggio della storia che può riguardare il battesimo. No, non sono io. Adesso, il Vangelo è importante. Don Antonio, monsignore. No, adesso veniamo alle prove pratiche. Ecco, prendiamo il Vangelo di San Marco al capitolo 16. Gesù dice agli apostoli: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Ogni chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Cioè, secondo Gesù, prima bisogna evangelizzare, poi coloro che rispondono positivamente a questa evangelizzazione e lo accettano con il cuore possono accedere al battesimo, e solo allora il battesimo, in forza della fede, dona la salvezza. Quindi lo stesso soggetto prima deve credere, poi può accedere al battesimo, e invece voi avete concluso? No, non vale niente il Vangelo di Cristo, vale quello che diciamo noi. Prima si fa il battesimo, poi forse questo povero soggetto crederà, forse. Ma noi diamo prima il battesimo, prima di credere. Chi vi ha dato l'autorizzazione, ecco, di toccare il Vangelo di Gesù Cristo, l'ordine Don Antonio, di Gesù Cristo? Don Antonio adesso risponderà, no, un attimo, scusi monsignore, un attimino soltanto, lei potrà rispondere soltanto adesso un attimo di pubblicità, per cortesia. Adesso monsignore, lei risponde. Eccoci nuovamente in studio, non direi infuocato, ma con una certa tendenza al surriscaldamento. Dunque, abbiamo nel nostro studio Monsignor Francesco Cuccarese, Vescovo Pescarapenne, e Don Antonio Silvestri, ex parroco di Brittoli. Ci siamo interrotti un attimo su un quesito che Don Antonio poneva a Monsignor Cuccarese, cioè a dire, in pratica, rispetto al battesimo che secondo Don Antonio viene somministrato in un'età in cui diciamo l'interessato non è in grado di intendere e di volere, mi pare di poter riepilogare in questo modo, né di avere la fede, come dice Don Antonio. Ecco, la domanda che Don Antonio pone a Monsignor Cuccarese è questa: in sostanza, come vi siete arrogati il diritto, voi come Chiesa, no, di disconoscere, disattendere un ordine del Cristo? Ecco, sostanzialmente mi pare sia questa la domanda, giusto? Certo. Beh. Signore dice, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Lasciate che i pargoli vengano a me. Per quanto riguarda il battesimo dei bambini, da sempre vi è una tradizione, non è che è nato ieri, l'altro giorno, con Ippolito, con Basilio, con Sant'Agostino, da sempre. E la fede è in fide ecclesie, e anche quella dei genitori avrà concretizzazione nel momento in cui i bambini, avendo l'uso della ragione, metteranno in pratica quello che loro hanno già ricevuto. Perché al momento del battesimo? Perché non è un atto dell'uomo, è un atto di Dio. Noi non facciamo proprio niente, noi pensiamo di usare la nostra libertà forzando quello che è l'amore di Dio. È il Signore che chiama noi.
E allora noi attraverso questo amore di Dio accettiamo e diciamo grazie, oh Signore, per la benevolenza che hai tu usato per noi. Diversamente dovremmo dire pure al bambino, il genitore, perché tu ci hai messo al mondo? Perché ci hai messo al mondo, dovremmo dire al bambino? Dovevi chiedere il permesso prima a noi. Il Signore ci ha amato di una benevolenza, di una tenerezza, ed è contraccambiato in una maniera che noi stessi non possiamo immaginare, come è il bambino, che ne sa che quella donna che sta vicino a lui è la mamma, ma il sorriso, la carezza, tutto fa pensare che vi è un qualcosa di talmente tenero e di talmente particolare per cui supera qualunque forma e qualunque conoscenza umana. Ora, il Signore predilige le creature, predilige l'uomo, e prima che l'uomo capisca, lo ha prescelto, gli ha donato un dono, che è la grazia divina, per cui è forma stessa di Dio, dice San Basilio, il bambino, la grandezza di Dio nel bambino. Noi riceviamo questa straordinarietà e ci meravigliamo. E cresce inavvertitamente come il seme messo sottoterra, che poi diventa pianta e diventa albero. E sono le meraviglie della grazia, e noi ci meravigliamo di queste cose. Don Antonio. Riguardo all'antichità del battesimo dei bambini, ha fatto una grande confusione, perché il battesimo degli adulti è ancora più antico di quello dei bambini. Quello dei bambini, storicamente dimostrato, cominciò a serpeggiare nella Chiesa alla fine del secondo secolo, gli ultimi anni del secondo secolo, mentre gli apostoli e i primi successori degli apostoli, i padri apostolici o subapostolici, battezzavano, storicamente dimostrato, battezzavano solo gli adulti. Anche i figli dei genitori cristiani non venivano assolutamente battezzati prima dell'uso di ragione, prima di aver acquisito la fede personale. Ippolito, Basilio, Agostino. Ippolito risale al 250. Quindi quando il battesimo si cominciò a serpeggiare, il battesimo dei bambini, ma siamo già nel terzo secolo, alla metà del terzo secolo. Basilio siamo nel 300, Agostino siamo nel 400, però da tutto il primo secolo e il secondo secolo non conoscono il battesimo dei bambini, è assolutamente sconosciuto. Riguardo poi all'amore di Dio, certo che Dio ci ama da tutta l'eternità, anzi, prima di nascere addirittura, ma lei, credo che lei non voglia negare che Dio ami anche quei poveri bambini che nascono in paesi infedeli e che non possono essere battezzati. Certo. Non è che il battesimo sia soltanto quello, l'indice dell'amore di Dio per il bambino. Dio ama il bambino, o battezzato o non battezzato, o col battesimo o non. No, il battesimo invece, se voi lo conosceste bene nella sua intima, intrinseca natura, è proprio la risposta dell'uomo a quest'amore di Dio. Ecco. È la risposta cosciente, consapevole. Ecco, senta un po' che cosa dice il grande teologo Carlo Rocchetta, che insegna sacramentaria addirittura nel pontificio, nella pontificia università gregoriana, pontificia università gregoriana. Don Antonio, scusi, prima che le legga, no, sì, certo, come no, ci mancherebbe altro, ma vorrei porle una domanda, direi però da profano in un qualche modo, no? Perché io cerco anche di interpretare un po' quello che si chiede la gente che ci sta ascoltando. La mia domanda è questa. Ma la mia domanda è proprio questa: ma come mai sono passati millenni, praticamente secoli, sì, senza che alcuno in qualche modo abbia, o perlomeno senza che qualcuno abbia eccepito una forma, vorrei così, totale, o perlomeno a me non risulta, però diciamo, allora, durante il periodo in cui, da quando sono nato ad oggi, sono 52 anni, non mi è capitato, sì, ci possono essere state delle ci possono essere state delle contrazioni in generale, si sa, su alcuni particolari situazioni, magari sui dogmi, diciamo, ecco, possono sorgere delle... Ma in questo caso, come mai lei si accorge in una maniera così veemente
che questo sacramento venga in qualche modo, se ho ben capito, corrisposto anticipatamente a quando dovrebbe essere corrisposto. Cioè, non sono l'unico. No, io ho detto che sia l'unico, no, io non sto dicendo, infatti ho detto non da profano. Ecco, non sono né l'unico né il primo. No, d'accordo. Però... infatti durante il corso dei secoli ci sono stati tanti che hanno contestato il battesimo dei bambini, ma sono stati sempre violentemente sopraffatti. La Chiesa sempre col suo autoritarismo ha sempre imbavagliato chi cercava di gridare contro questo sopruso. Mi sto spiegato? Adesso legga... ci sono stati gli anabattisti. Scusi, no, un attimo la risposta su... Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, poi no? Leggerà lei. Vari passi accennano al battesimo di famiglie intere. Ed è possibile che in queste famiglie venissero battezzati i bambini. Aggiungiamo noi, certo. È chiaro, no? Ah, aggiungete voi adesso, sì. Beh, che i bambini, le famiglie, nelle famiglie intere si può supporre, ragionevolmente ci potessero essere anche dei bambini, sì, insomma, ma con ipotesi, nel nostro caso la risposta degli adulti per quello che concerne la fede è immediata, la risposta dei bambini è successiva, ma non si può privare il bambino del dono della grazia che è la vita di Dio comunicata a noi. Beh. Già questo il diacono Giovanni, abbiamo detto già Sant'Agostino, abbiamo detto il sino di Cartagine nel 418. 418. Dovete perciò sapere perché mentre vengono offerti dai genitori o da qualunque altro, è necessario che essi vengano salvati dall'altrui professione di fede. Ecco perché i genitori. Quando al Santo Padre fu portato, ed era a Cracovia, un bambino figlio di ebreo per essere battezzato, lui ha detto si è rifiutato, pur essendo un uomo di fede, perché i genitori non erano cattolici e non potevano essere garanti o portatori. Essere garanti domani della fede dei bambini. Quindi occorre entrare nel clima di questo mistero. E Don Antonio pensa soltanto agli adulti, ai bambini, così com'è la fede. Tutte cose che non riesce lui a fare questo passaggio, come per tante altre cose. Ma scusa, tante persone grandi, tanti sacerdoti, che quando ricevono non sono coscienti di quello che ricevono, dovremmo togliere l'ordinazione sacerdotale. I matrimoni che molte volte vanno, come Dio sa, all'altare, che dovremmo dire? Che sono matrimoni invalidi, nulli? Possiamo sempre discutere, ma tu devi fare questi passaggi, fratello mio. Lì si tratta del sacramento legato, perché mancava una condizione perché il sacramento esplicasse efficacemente tutto il suo effetto. Ma qui si tratta della mancanza totale di fede. Il sacramento non dà, il battesimo dei bambini non dà loro proprio niente, perché un sacramento sia efficace, esplichi un minimo di efficacia, richiede la fede personale del cuore. Ecco perché io vi dico che siete eretici addirittura. San Paolo Apostolo, no, mi deve permettere. No, infatti stavo dicendo. San Paolo Apostolo nella sua lettera ai Romani, al capitolo 10, afferma categoricamente che la giustificazione viene data solo in forza della fede del tuo cuore. Se col tuo cuore credi che Gesù è il Signore, con la tua bocca professi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Col cuore si crede per ottenere la giustificazione. Ora il battesimo è il momento sacramentale della giustificazione. Come loro affermano contro San Paolo. San Paolo dice che la giustificazione viene data solo per la fede del tuo cuore. Essi affermano che nel battesimo dei bambini la giustificazione viene data senza la fede del tuo cuore, con la fede vicaria dei genitori. A chi devo credere io? A loro o a San Paolo Apostolo, che è la divina rivelazione? Mi scusi. Per me loro sono eretici, contro San Paolo. Senta, Don Antonio, si oppongono nettamente alla dottrina di San Paolo, la divina rivelazione. Dobbiamo sostituire a tutti i testi della Chiesa, invece di Sant'Agostino, di San Tommaso, San Basilio, Don Antonio Silvestro. San Paolo Apostolo. Mi pare che ci sia una specie di. No, mi pare che ci sia una specie di. Riguardo al capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, senta un po' per piacere che cosa dice qui. Certo. Dunque, Paolo e Sila
Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Al carceriere. Questo la famiglia significa marito e moglie. Dunque, e annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. L'ho spiegato, tutti quelli della sua casa. Quindi è escluso che ci fossero bambini, perché annunziarono la parola di Dio a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli allora li prese e li portò in disparte in quella medesima ora della notte, ne lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i suoi. Ma gli apostoli avevano annunziato la parola di Dio a lui e a tutti i componenti della famiglia, e quindi non c'erano bambini che erano incapaci di ascoltare la parola. Ma poi, se Paolo diceva col cuore si crede per ottenere la giustificazione, poi che faceva? Si contraddiceva e battezzava i bambini sapendo che non potevano avere la fede del cuore. Se prima aveva asserito col cuore si crede, col tuo cuore si ottiene la giustificazione, con la fede del tuo cuore. Don Antonio, mi scusi. Don Antonio è nel bisturo. No, Don Antonio, cuore, ascolti un attimo, le voglio fare una domanda. A parte in questo scontro un po' di santi, perché lei, San Paolo da una parte, Don Cucurese. Ma non certo, San Paolo, perché la fede è un cammino, certo. La fede bisogna spiegare. No, io voglio domandare a Don Antonio Silvestri. Lei parla in un modo generico. Ma quale generico? Don Antonio. Io parlo con dati di fatto, con prove. Scusi, Don Antonio, che prove vai trovando, come stai dicendo tu? Cioè, sono tutti i padri della Chiesa. Allora sentiamo, perché lei mi ha interrotto prima. No, le ho detto che l'avrei fatto leggere, pertanto legga. Sentiamo Carlo Rocchetta. Stai a sentire, scusa. Un attimo. Dice Carlo Rocchetta. No, per piacere. Dice Carlo Rocchetta. Ma che Carlo Rocchetta è di ieri? È vivo o è morto? I sacramenti, infatti. È vivo o è morto? Se per un verso... No, per rispondere a lui, che ha detto che sono opera di Dio. Se per un verso sono avvenimenti di grazia che esprimono solo l'intervento salvifico di Dio nella storia, per un altro verso, per essere realmente fecondi nell'uomo, richiedono l'adesione libera di chi vi si accosta. Questa adesione libera di chi vi si accosta non aggiunge nulla alla portata salvifica del sacramento in sé per sé, ma è tuttavia necessaria perché il sacramento stesso operi nel soggetto i suoi propri effetti. Così il sacramento non è solo sacramento della fede della Chiesa, ma è anche, e con analoga importanza, il sacramento della fede del soggetto. Tutto vero, si può accettare questo. Ora, la fede... No, lei prima ha detto il contrario. No, lo confermi, non dico mai il contrario, dico la verità da 50 anni. La fides di cui parla lì, no, è la fides aliena, che secondo Sant'Agostino, no, è la fede della Chiesa. Non è la fede soltanto dei genitori, è la fede della Chiesa. Mi sono spiegato, dove c'è San Paolo, c'è San Basilio, ci sono tutti i padri, c'è Padre Rocchetto. San Basilio dice che il battesimo è il sigillo di Dio sulla fede. Sulla fede, certo. Allora, se il bambino viene battezzato con la fede vicaria dei genitori, questo sigillo cade sulla fede dei genitori. Allora il sigillo non lo riceve il bambino, lo ricevono i genitori. Ci sono. Ma che si conta? Scusi, Don Antonio. Io ti leggo qui. Parlate in un modo tutto superficiale. No, che superficiale. No, un attimo soltanto. Mediante il rito, il battezzando partecipa con la Chiesa e nella Chiesa alla fede del mistero trinitario, addirittura il bambino. Per questo il battesimo, quale espressione rituale liturgica della fede, è sempre efficace. Sant'Agostino, 408. I bambini sono presentati per ricevere la grazia spirituale, non tanto da coloro che li portano sulle braccia, benché anche da coloro che costoro, se sono buoni fedeli, quanto dalla società dei santi e dei fedeli tutta intera. È tutta la Madre Chiesa dei santi che agisce, poiché essa tutta intera genera tutti e ciascuno. Ora, noi qui, io mi fermo perché non posso continuare in questo senso, in quanto noi, se no, diversamente, noi dobbiamo esaminare tutte le cose che possono venire in mente. Ora, il discorso mio è un discorso di fede. Io credo fermamente nella Chiesa Cattolica. Non discuto assolutamente quello che Don Antonio vuol dire, perché non mi interessa. Mi sono fermato a fare qualche discussione in riferimento ai Santi Padri, proprio per far capire come il Signore previene. La Madonna è stata, prima che lei venisse a conoscenza di quello che sarebbe diventata,
è stata preservata dalla colpa originale. Il Signore può fare quello che vuole nel battesimo, è la stessa cosa, riceve da al bambino la grazia, lo fa suo, e il bambino nel momento in cui prende coscienza dice: grazie Signore perché da piccolo mi hai voluto bene, mi hai abbracciato come la mamma quando io sono nato. Prima di dare adesso, un attimo, se no mi alzo e me ne vado. No, un attimo, se fate delle osservazioni. Un attimo di pausa, così facciamo scendere un attimo i fumi, un attimo di pubblicità. Bene, torniamo in studio per questi ultimissimi minuti che mancano alla chiusura, per porre a Don Antonio Silvestri una domanda sicuramente sarà pedestre, probabilmente sarà una domanda esemplificata, ma io gliela devo porre. Don Antonio Silvestri, in pratica la domanda che le faccio io, da uomo della strada, qual è la differenza che secondo lei può sussistere tra il fatto che il battesimo venga somministrato a una creatura, no? Che secondo lei è incosciente, cioè nel senso che non abbia scelto volontariamente di accedere, e il fatto che poi questa stessa creatura, andando avanti negli anni, poi possa sempre e comunque, voglio dire, recedere da quella che può essere stata, o secondo lei, una sorta di imposizione, no? Cioè dico, il bambino viene battezzato, d'accordo? Lei contesta il fatto che possa essere battezzato in un'età in cui è incosciente, vorrebbe che il battesimo fosse rimandato a un'età adulta, quando in pratica l'individuo sia consapevole delle proprie scelte. Ecco, qual è la differenza di fondo secondo lei? Cioè, un bambino può essere battezzato e poi ha il tempo eventualmente di... Ecco, penso questo si chiede la nostra... Non secondo me, perché io non valgo niente personalmente. Secondo la divina rivelazione, sì, i sacramenti agiscono, operano non magicamente nell'uomo, ma solo in forza della fede del cuore dell'uomo. Laddove Dio agisce nell'uomo, non agisce mai senza di lui. Il sacramento non attenta né alla totalità dell'azione divina né alla libertà dell'uomo, ma le suppone entrambe. E qui si tratta della validità del sacramento. Se non c'è la fede del cuore, il sacramento non opera. Non solo qui rimane legato perché manca una condizione accidentale, come non so, è un peccato mortale, eccetera. No, qui manca la condizione essenziale, la fede. La fede è la condizione sine qua non ci sia il sacramento. Se c'è la fede c'è il sacramento, se non c'è la fede non c'è il sacramento. Il sacramento è celebrazione della fede di chi lo riceve. Non di un altro, di chi lo riceve. Don Antonio, un attimo. È celebrazione della fede. Ultima osservazione. A quanti l'accolgono, dice Giovanni, a quanti l'accolgono il figlio di Dio fatto uomo dà il potere di diventare figli di Dio. E San Cirillo di Gerusalemme, santo padre della Chiesa, dice: ecco che la figliolanza divina non viene data prima di credere. Dice bene San Giovanni, viene data solo dopo che uno ha liberamente accettato di credere. D'accordo, Don Antonio, un'ultima domanda, ma noi potremmo escludere che un bambino, no? Un bambino possa avere una sua fede, potremmo escluderlo questo? Cioè voglio dire, se la fede... No, è una domanda, Secondo è una domanda. Secondo quello che ci intendiamo per fede, cioè se per fede ci intendiamo vaga così, se per fede... allora anche il bambino può avere la fede. No, dico un attimo, siccome la fede non è materializzabile, la fede, no? La fede potrebbe anche essere un dono divino in qualche modo, potrebbe anche preesistere, potrebbe. Stiamo sempre parlando nel campo delle ipotesi e pertanto su quello che tutto sommato ci potrebbe far riflettere nel discutere. Ma qui si tratta della fede come risposta all'annuncio di Cristo. Difatti lo stesso rito del battesimo dei bambini dice... dice il battesimo è il sacramento di quella fede, di quella specifica fede con la quale l'uomo risponde all'annunzio del Vangelo. Mi dica lei, nel caso del battesimo dei bambini
se il sacramento del battesimo è il sacramento di quella fede con la quale l'uomo risponde all'annuncio del Vangelo. Don Silvestri, se ha qualche difficoltà in generale la Chiesa che possa rispondere, è un po' difficile. Vorrei un attimino che Monsignor Cuccarese concludesse un attimino questo anche per incontro. Io dico anche per dare tranquillità alle mamme. A tanti che non hanno, vivono nell'ignoranza. Lasciamo stare i sentimentalismi. Vivono nell'ignoranza della fede. Partendo da questo presupposto, veramente l'inferno dovrebbe essere tutto pieno di non credenti, purtroppo, perché non hanno potuto ricevere il battesimo, non hanno avuto la fede. E sarebbe veramente si un va all'inferno dopo aver ricevuto il battesimo si va all'inferno e quando non si può ricevere allora Don io dico a tutto tutte quando le non si può ricevere il bambino è innocente non ha nessun peccato ha solo le conseguenze negative del peccato originale ma non ha la colpevolezza e se non c'è la colpevolezza il bambino non va all'inferno come avete messo a credere voi alla povera gente per secoli. Un attimo però scusi aspetta adesso prendi il peccato originale, un'altra storia, quindi mi sono spiegato. Quindi io voglio tranquillizzare le mamme che continuano a dare, anzi ai tempi miei, quando ero ragazzo, chi battezzava i bambini oltre il mese era un peccato riservato al vescovo. San Cipriano dice che dopo gli 8 giorni vanno battezzati i bambini, San Cipriano, 8 giorni. Perché questo? Ora c'è un cammino, c'è un cammino anche di conoscenza, di chiarificazione della fede, perché hanno impiegato tanto tempo per il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica? Perché c'è tutto un cammino, perché tutti i concili? Mica vanno a giocare a 3-7 o allo scopone. C'è tutto uno studio di fede che si cerca di presentare l'inculturazione, la nuova evangelizzazione oggi. Si tratta di far capire e presentare all'uomo d'oggi quello che è il pensiero del Cristo e il cui pensiero del Cristo è come deposito nella Chiesa, deposito un figlio della Chiesa. Ora noi se vogliamo presentare un nostro pensiero noi possiamo dire tutto quello che vogliamo. C'è tanti miei amici, non lo so, sono diventato buddista, fatevi buddista, non è che io vi dico dovete stare nella religione cattolica, ma chi sta nella religione cattolica o accetta questo mistero, capiamo o non capiamo, lo accettiamo o non lo accettiamo, oppure fuori, e questo è il discorso e basta. Don Antonio, ragione della vostra fede. Purtroppo il tempo è terminato. Ah. Non è detto che non torneremo sugli argomenti prima o poi. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. È stato un dibattito a volte anche acceso, qualche volta forse si sono usati termini, riferimenti non proprio chiarificatori, perché trattasi di una materia estremamente delicata e qualche volta che potrebbe anche apparire incomprensibile. Noi abbiamo cercato di fare il nostro dovere di cronisti, di riportare un episodio che ha dato comunque spunto a delle chiarificazioni che non mi pare si siano concluse con un punto di vista, non dico comune, ma neanche mezzo comune. Comunque tutto questo avviene quando ognuno difende le cose nelle quali crede. Ringraziamo i nostri telespettatori e diamo appuntamento a sabato prossimo. Buonasera.